Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione. Oggi vedremo come risolvere questo esercizio che avevo assegnato e che avevo messo una piccola anteprima su un mio sito personale. Non è altro che una imitazione un pochettino più semplice del gioco Guess My Age, cioè ci escono delle foto di alcuni personaggi, in questo caso solo quattro, ed possiamo scegliere tra quattro possibili età del personaggio e una volta scelta l'età verificare se la risposta è corretta o meno. L'esercizio funziona in questo modo: ogni volta che aggiorniamo la pagina viene mostrato un nuovo personaggio. Quando clicchiamo su uno dei quattro bottoni, il bottone si illumina, quindi diventa giallo. Quando clicchiamo verifica, viene visualizzato il bottone in rosso o in verde se la risposta è sbagliata oppure è giusta. Se invece clicchiamo verifica senza selezionare nulla, ci esce questo piccolo messaggio qua in alto in cui c'è scritto che bisogna selezionare una risposta. Andiamo a vedere il codice. Il codice HTML potevate tranquillamente prenderlo dalla pagina che io vi ho messo qua, perché facendo un tasto destro visualizza o ispeziona, o tasto destro visualizza sorgente pagina, potevate tranquillamente vedere il codice HTML. Il codice HTML era composto soltanto da l'H1 e da un div di classe domanda vuoto inizialmente. Quindi quello che inizialmente si vede nell'HTML è soltanto questo titolo e poi tutto questo viene aggiunto in un secondo momento dalla jQuery. Potevate anche ricopiare lo stile di impaginazione, però questa parte qua non era tanto importante in questo momento. Quello interessante era il jQuery. Quindi passiamo al jQuery. Prima cosa andiamo a importare la libreria e poi apro lo script vero e proprio. Come al solito, faccio partire la funzione principale, cioè main, soltanto dopo che l'HTML è stato del tutto caricato, e poi vado a dichiarare due array e due variabili. Prima cosa dichiaro il personaggio, l'array di tutti i personaggi, in cui all'interno vado a mettere soltanto i nomi dei quattro personaggi. Da notare che i nomi dei personaggi sono gli stessi nomi che compaiono sulle immagini. L'ho fatto per praticità, in modo che una volta generato il personaggio, il nome è quello che scrivo qua e automaticamente vado a prendere anche il nome, vado a prendere anche l'immagine con lo stesso nome. Una volta creato l'array dei personaggi, andiamo a dichiarare l'array che conterrà l'età. Altra cosa importante da fare in questo caso è mettere l'età nella stessa posizione del nome, in modo che quando io genero il personaggio, in automatico ho accedo all'array dei personaggi e avrò il suo nome. Poi accedo all'array dell'età alla stessa posizione e trovo anche la sua età. Poi dichiaro una variabile n. La variabile n è quella variabile generata casualmente all'inizio che mi dice quale dei quattro personaggi devo visualizzare. Conterrà in realtà il personaggio che stiamo visualizzando, l'indice dell'array con il personaggio che andiamo a visualizzare. La variabile selezionata invece tiene traccia del click che fa l'utente sulla risposta, quindi selezionata andrà a salvare la risposta dell'utente. Passiamo alla funzione main. La funzione main, appena viene invocata, viene chiamata subito una funzione che si chiama preparazione, a prescindere, senza alcun evento, cioè quindi entro in main e chiamo la funzione preparazione. La funzione preparazione cosa fa? Genera il numero casuale tra 0 e 4. Il matrandom per 4 genera un numero casuale con la virgola tra 0 e 4, dove il 4 non è compreso nell'intervallo, quindi genererà i numeri da 0 a 3,99 periodico, quindi il 4 non uscirà mai. Il matfloor tronca la parte decimale, quindi avrò il numero tra 0 e 3 intero. Perché tra 0 e 3? Perché sono 4
elementi del mio array, quindi da 0 a 3, quindi ho perfettamente l'elemento del mio array personaggi. Fatto ciò, vado a stampare i vari pezzi. Quindi in domanda, quindi nel div di classe domanda, vado ad aggiungere un paragrafo con scritto quanti anni ha e poi vado a prelevare il personaggi di n, cioè in base alla n che ho generato, vado a prendere l'elemento dell'array personaggi, punto e virgola e chiudo il paragrafo e quindi sto stampando questa frase qua. Poi aggiungo l'immagine partendo dalla mia pagina, mi sposto nella cartella IMG e poi vado a prendere l'elemento personaggi di n e ci aggiungo JPEG. Ecco perché nell'array dei personaggi ho soltanto i nomi, perché posso prima stampare il nome senza avere il JPEG dopo e poi quando vado a mettere l'immagine prendo soltanto il nome e poi ci aggiungo il JPEG. Quindi stampo l'immagine. Dopodiché devo stampare questi quattro span qua con l'età all'interno. Quindi faccio un for che parte da 0 e va fino a età.length, cioè da 0 a 3, meglio, età.length è 4, quindi va da 0 a i minore di 4, quindi da 0 a 3, e poi i più più, l'incremento. Quindi aggiungo sempre all'interno del div domanda, di classe domanda, vado ad aggiungere i quattro span. Importante è avere l'id allo span perché mi interesserà dopo sapere qual è l'id quello selezionato, che è stato cliccato. Quindi lo span deve avere un id. Che id gli do? La cosa più semplice è dare lo stesso id dell'età. Visto che stamperò l'età sempre nello stesso ordine, cioè 58, 17, 33, 45, gli do sempre lo stesso ID, quindi l'ID dello span non è altro che la posizione all'interno dell'array dell'età. Quindi prima stampo, lo span avrà ID 0 e stamperà 58, perché il primo elemento è 58, poi il secondo span con ID 1 stamperà 17 e così via. E poi, per ultimo, questa volta non dentro il div domanda, ma siccome c'è un append, quindi lo va a mettere in fondo, quindi dopo il div domanda, ad aggiungere il bottone, che non è altro con name verifica e value verifica, che è questo bottone qua. Quindi questa è la funzione preparazione. Voi potevate farlo in qualsiasi modo, questa è la mia versione. Dopo la funzione preparazione andiamo a gestire il click sugli span. Quindi la selezione della risposta da parte dell'utente. Quando clicco su uno span vedete che si illumina. Quando invece clicco su un altro span toglie il focus, quindi diventa di nuovo nero la precedente risposta e mi illumina la nuova risposta. Come la realizzo questa cosa? In questo modo, cliccando su qualsiasi span, quindi $span.onClick, lancio una funzione anonima che prima mette in nero tutto, cioè sia il bordo che il colore del testo, mi mette il nero tutti gli span. Quindi quando io clicco, prima mette nero tutti e poi ci sarà la seconda istruzione dove va a mettere in arancione, in questo caso, soltanto il this, cioè lo span che è stato cliccato. Quindi la prima istruzione mette in nero e tutto e poi illumina soltanto lo span che è stato cliccato. Ovviamente, se io lo clicco, significa che l'ho selezionato e quindi in selezionata va a mettere $this. Vi ho scritto nella traccia un piccolo suggerimento: voi potete assegnare a una variabile anche una selezione, un oggetto selezionato. Quindi in selezionato in questo caso ci sarà questo span qua, in modo che in un secondo momento possiamo modificarlo. Quando lo andremo a modificare? Quando clicco il bottone verifica. In che modo? Gli darò il testo in verde o il testo in rosso? Ma lo vedremo dopo. Quindi
quando io clicco, prima azzero tutte le selezioni, quindi faccio diventare tutti gli span neri, cioè come all'inizio, e poi dopo vado a illuminare soltanto quello che ci interessa, cioè quello che è stato cliccato. Gli do il colore del bordo arancione e il colore del testo arancione. E vado a salvarmi in selezionata il this, cioè lo span che è stato cliccato. Continuando con la funzione main, andiamo a vedere cosa succede quando clicchiamo sul bottone. Quindi input, on click, verifica. Quando clicchiamo sul bottone verrà avviata la funzione verifica. Funzione verifica, che cosa fa? Per prima cosa controlla se selezionata è uguale alla stringa vuota, cioè se io non ho cliccato nulla, se io sono in questo momento qua, se io non ho cliccato nessuno span, quindi selezionata è come all'inizio, cioè sarà una stringa vuota e quindi va in questo if e mi dà un alert in cui mi dice guarda che devi selezionare una risposta. Infatti quando clicco su verifica, selezionata è ancora una stringa vuota e quindi mi dice devi selezionare una risposta. Qui c'è un errore. Altrimenti, se io ho già cliccato uno degli span, significa che selezionata è stata modificata, quindi è diversa da vuota e quindi devo andare a capire cosa è stato selezionato. Come faccio a capire? Questa istruzione, vi ho detto prima, selezionata è uguale a $this, è come se all'interno ci fosse lo span che è stato cliccato. Quindi selezionata.text significa che io vado a prendere il testo che è all'interno dello span che è stato cliccato. Io in questo caso lo span che è stato cliccato è questo qua. Quindi sto andando selezionata.text va a prelevare il 17 che c'è scritto all'interno dello span. Quindi questo vale 17, lo va a confrontare con età di n, cioè l'elemento dell'array età di posizione n, cioè n è l'elemento che è stato generato all'inizio durante la preparazione. In questo caso selezionata.text uguale a 17, l'età di Greta Thunberg che in questo caso è la seconda, quindi età di 1, quindi vale 17, quindi sono uguali in questo caso e quindi andrà a buon fine questo if. Guardate una particolarità, qua metto un uguale uguale e non il triplo uguale. Perché? Perché età di n è un intero. Selezionata.text, siccome sto andando a selezionare il punto text, quindi il testo all'interno dello span, sarà una stringa, il 17 sarà sotto forma di stringa. Quindi se io facessi il triplo uguale, io sto confrontando una stringa con un numero, età di n. In questo caso, questo if sarà sbagliato, nonostante questo fosse 17 e questo è ancora 17, solo che questa è una stringa, questo invece è un intero. Il triplo uguale va a verificare prima se sono dello stesso tipo e poi va a confrontarli. Invece l'uguale uguale non va a vedere se sono dello stesso tipo, ma li casta, li trasforma tutti allo stesso tipo. In questo caso, come ho un testo e un intero, questo testo cerca di trasformarlo in un intero. In questo caso, il testo contiene 17, viene trasformato in un intero e riesce a farlo perché il 17 si può trasformare in intero, cioè la potenza di eseguire è proprio questa che riesce a castare, a cambiare il tipo facilmente. Quindi il 17 viene trasformato in un intero, quindi vale 17, confrontato con l'età 17, che è un intero, sono uguali e quindi mi darà questa risposta qua. Quale risposta mi colora? Lo span con la n.
Questo è il motivo per cui è importante avere un ID allo span, perché posso andarlo a selezionare in questo modo. Vedete, span cancelletto N, quindi qua ci sarà scritto span cancelletto 1, perché l'immagine di Greta Thunberg è là, è in posizione 1. Quindi vedete, notate che non c'è nessuno spazio tra span e il cancelletto, quindi significa lo span di con ID 1. Cosa succede? Applico la proprietà color border color green e la proprietà color green, quindi coloro il bordo di verde e il colore del testo diventerà verde. Altrimenti, se questo confronto non va a buon fine, cioè l'età selezionata non è uguale all'età che c'è nell'array, il colore viene rosso. Quindi andiamo a verificare il funzionamento. Quando io clicco vado a selezionare un'età, faccio verifica, in questo caso il 58 viene confrontato col 33 numerico, sono diversi, quindi va nell'else e quindi selezionata, cioè quello che io ho selezionato, me lo darà col bordo rosso e il colore rosso del testo. Si poteva fare anche qua, perché tanto se è giusto, se sono uguali, sia span di n che selezionata puntano allo stesso elemento, quindi andava bene allo stesso modo. Aggiorno perché questa è la pagina che c'era online. Vedete che se io metto 33, che è l'età di Lady Gaga, faccio verifica, funziona anche con selezionata. Potremmo fare una piccola modifica, magari dire all'utente qual è la risposta giusta, quindi fare questa piccola modifica qua e fare così: selezionata quando è sbagliato, selezionata, cioè quello che ho io selezionato, me lo dà in rosso e poi mi evidenzia anche la risposta corretta. Come lo faccio? Usando la formula di prima, quindi span cancelletto più n punto e vado a copiarmi il bordo verde e il colore verde. In questo modo, F5, vedete, metto 58, mentre quando clicco verifica, vedete, selezionata conterrà questo span qua. Mentre span cancelletto n, quindi lo span con i dn, che in questo caso n vale 0 perché Greta Thunberg, n vale 1 perché Greta Thunberg è in posizione 1 dell'array, verrà evidenziato con il verde. Quindi abbiamo fatto anche questa piccola modifica per dare la risposta esatta all'utente. Spero che il codice sia stato chiaro. Se avete delle domande, non esitate a mandarmi una mail per dei chiarimenti. Ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao!